Ciao a tutti ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma ieri sera c'è stato il primo evento live targato Electronic Arts, ovviamente su FIFA 22. Era in diretta su Twitch e chi ha seguito la diretta per almeno 60 minuti si è visto recapitare alcuni contenuti in-game. Magliette, palloni, eccetera, però molto molto importante sono i giocatori scambi FGS. Sono dei giocatori con fondo azzurrino e puxia, più o meno come i miei capelli. Una volta avevo i capelli così, appunto, doppio colore, però aperta e chiusa la parentesi, che servono per andare a fare delle SBC particolari. Ve ne siete sicuramente accorti, nelle sfide creazione rosa è apparsa una voce in più, ma bando alle ciance, cosa sono questi giocatori, a cosa servono e come si fa soprattutto ad avere questi premi? Partiamo un attimo dal fondo, come si fa ad avere questi premi? Bisogna collegare il proprio account Origin, quindi quello di FIFA, di Electronic Arts, eccetera, a quello di Twitch. In questo video vi faccio vedere tutto come si fa questa cosa, cosa sono le card che si possono prendere e che SBC ci sono disponibili. Partiamo dal cosa sono i giocatori scambi FGS. Perfetto, vi spiego tutto perfettamente come funzionano i giocatori FGS. Se voi ieri sera avete visto la live per un'ora o più di Electronic Arts e avevate collegato il vostro account Twitch a quello di Origin, avete avuto sicuramente in cambio, a meno che di qualche bug che comunque Electronic Arts risolverà prestissimo. Avete avuto in cambio magliette, appunto, come dicevo prima, e un giocatore FGS. Ma che cos'è un giocatore FGS? Facciamo subito la ricerca. Allora, qualità, queste sono tutte le varietà delle carte che abbiamo su FIFA 22. Scambi FGS, eccolo qua, è il fondino con un po' azzurro, un po' fucsia, un po' bello, mi piace come colore, assolutamente. Allora, se noi lo cerchiamo nel club, io trovo già perché è quello che hanno droppato ieri sera. Ve lo faccio vedere, non serve a nulla, cioè non è un giocatore meta, non serve a niente, se non solamente per essere sacrificato in cambio di alcuni pacchettini. Ma dove lo sacrifichiamo? Appunto nelle sfide creazione rosa. Velocemente vi faccio vedere dove le trovate. Allora, sfide creazione rosa, eccole qua. Spostiamoci sul folder scambi e qui vedete che ci sono alcuni pacchettini che possono essere sbloccati a seconda di quanti giocatori FGS abbiamo. Se ne abbiamo 4, abbiamo un bel pacchetto giocatori a rimaxi, se no con 3 un oro prime, con 2 un oro premium, se no con uno solo un pacchetto premium. Quindi niente ragazzi, bisogna solamente ricordarsi di collegare il proprio account Origin a Twitch e guardarsi la diretta, cioè non dovete proprio guardarvela, lasciate andare per un'oretta e poi vi ritroppa. Poi su Twitch vi avvisa comunque con le notifiche, eccetera. Io me le guardo perché sono comunque molto molto interessanti. È bello vedere giocare i pro player, ragazzi, si impara molto molto molto. Però la cosa importante è come si fa a collegare il proprio account Origin, quindi quello di FIFA, a Twitch. Ve lo faccio vedere tra poco. Molto pedestramente, quindi facciamo finta che non sappiamo nulla di questa cosa, lo cerchiamo su Google. Collegare Twitch a FIFA, una cosa banalissima. Il primo risultato che ci viene dato è il supporto di EA che ci dice proprio quello che bisogna fare. Entriamoci, lo guardiamo insieme. Molto molto easy, eh. Se funziona con nessuno, funziona da Dio, perfetto. Allora, come posso ottenere i premi? Qui vi viene spiegato quello che vi dicevo prima. Quindi collegare il proprio account Twitch all'account di EA, vedere le dirette grazie ai Twitch Drop, e da qui avrete possibilità di avere in cambio questi oggettini. Allora, qua sono gli streaming, vabbè, lo sappiamo tutti, ragazzi. Però leggetevela tutta perché è molto molto importante. Io vado sui punti salienti. Come collego il mio account? Allora, passo 1. Assicurati che il gamer tag o l'ID online siano collegati al tuo account EA. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, dubito perché se giocate è impossibile che non sia collegato, però vabbè, provate a vedere. Impossibile comunque, perché se giocate col vostro account EA, mi sembra davvero impossibile che non ce l'abbiate, però va bene così. Nel caso cliccate sul link, vi spiega pedestramente come si fa. Andiamo alla ciccia. Apri la pagina di Twitch e accedi o crea un tuo account. Va bene, ok. Quindi cosa succede? Se noi andiamo su questo link,
Adesso mi chiederà, vabbè, a me non chiede nulla perché è già predisposto. Mi ha mandato un'email con il codice di sicurezza perché ho attivato l'accesso a due vie, quindi non si può accedere al mio account senza il due vie a meno che qualcuno non me lo hackeri, come è successo a un mio amico. Vabbè, a parte tutte queste cose. Allora, codice di sicurezza comunque è univoco, anche se lo vedete, non me ne frega niente. Eccolo qua, perfetto. Account linked successfully. A posto. Quindi avete in questa maniera legato il vostro account Twitch a quello di EA. Fine ragazzi, abbiamo collegato il nostro account Twitch appunto a quello di EA. Fine, una volta che voi vi loggate a Twitch, entrate nella diretta di FIFA, eSports FIFA mi pare sia il canale Twitch, lo sapete meglio di me. Da lì, quando ci saranno questi drop, automaticamente dopo un'ora che guardate la diretta vi verranno dati. Molto molto semplice. Ragazzi, mi raccomando, guardate tutto il documento che vi ho appena mostrato, leggetelo bene perché c'è scritto passo passo come gestire il proprio account Origin insieme a quello Twitch, quindi collegarlo, scollegarlo, verificarlo, insomma. Qualsiasi cosa serva per avere questi drop è scritto in questa pagina, che comunque vi linko anche nella descrizione, così almeno non ci può andare poi a fare qualche errore. Ovviamente, ragazzi, se avete qualche dubbio nei commenti fatemelo sapere, vi risponderò volentieri. Mi raccomando, un bel mi piace al video e un bel follow al canale in maniera da supportare questo progetto dedicato a FIFA 22. Ragazzi, come sempre siamo in chiusura e niente, vi aspetto al prossimo video.